Buongiorno, sono il dottor Alessio Pini Prato, direttore della chirurgia pediatrica e coordinatore del centro Bosio per la patologia digestiva pediatrica, che è un centro che raccoglie tutti i pazienti pediatrici affetti da problematiche gastrointestinali. Vi invito il 6 dicembre a partecipare alla giornata della ricerca che si svolgerà presso il salone di rappresentanza della nostra azienda ospedaliera, giornata nella quale affronteremo vari argomenti scientifici. E quello che mi preme sottolineare, per il quale mi preme sollevare la vostra attenzione, è l'argomento focalizzato sul microbiota. Che cos'è il microbiota? Il microbiota è l'espressione della flora batterica intestinale, di quella moltitudine di batteri, di quella popolazione enorme di esseri viventi che stanno nel nostro corpo e che ci influenzano sia da un punto di vista comportamentale che di qualità e di stile di vita. Proprio lo sbilanciamento della flora batterica porta a stati di benessere o stati di malattia a seconda della direzione in cui va questo sbilanciamento, sapendo che l'alterazione della flora batterica può derivare dall'ambiente, da infezioni o da terapie come le terapie antibiotiche. In questo contesto si cava a perfezione quello che è un po' il nostro fiore all'occhiello dell'innovazione terapeutica, che è il trapianto fecale, che mira proprio a ristabilire quello che è la normalità, la cosiddetta biodiversità del nostro metagenoma. Trapiantando da un soggetto sano a un soggetto malato un'aliquota di feci ovviamente sane testate per ripristinare, dicevo, questa normalità del microbiota. Questo ed altri argomenti verranno trattati nell'ambito di una giornata che si dimostra essere molto interessante sia per gli argomenti in esame che per gli attori coinvolti e che vedrete sarà molto interessante, che solleverà nuovi orizzonti per quello che riguarda la ricerca attuale e la ricerca in futuro, che potrà essere eseguita presso la nostra azienda.